se noi abbiamo, vi ricordate cosa ho detto prima? Noi la sentire siamo composti da atomo, quindi siamo vibrazione, del resto non si percepisce, dice a pelle, quella persona mi piace o non mi piace, è come se sentissi la sua vibrazione, no? Per intenderci. Sarà qualcosa, non è un fatto biochimico, io posso toccare o non posso toccare. Oppure, io non lo so, mi piace, è bello, è stupendo, però io non lo so, c'è qualcosa che non va, non riesce a starci vicino, guarda, è gentilissimo, può essere un uomo, una donna, anche le amicare, però c'è qualcosa che non va. Le cosiddette vibrazioni che non si combinano con le nostre, no? Io sto banalizzando alcuni concetti, però per meglio avvicinarvi al tutto. Allora, se tutto è vibrazione, ci sono tante metodiche che servono proprio per riequilibrare la nostra vibrazione. Quindi, se voi partecipate a questi corsi del dovere, sapete che esistono i giorni di Bach, esiste la logoterapia, esistono tante metodiche per riequilibrarci. Quindi uno prende la vibrazione dell'odore, l'altro prende la vibrazione, per esempio, del fiore, della pianta e così via. E qui si prende la vibrazione della luce, che va proprio perché è portatore di messaggi cellulari a riequilibrare le mie cellule. Perché voglio sapere che le cellule sono colorate, ma poi questo è matto. E può essere, qualcuno dice spesso. Allora, qui per esempio alcune riviste, anche ci sono riviste scientifiche e altre meno della grande divulgazione, cioè voglio dire, questo mi ricordo Terra Vitale o Gioia, cioè quindi riviste ad alto consumo di lettura, e dove qui sono bellissime, sono dei quadri astratti. Invece sono le fotografie delle nostre cellule, che a secondo del colore stanno a indicare il loro stato di salute. Del resto, quando il biologo va al microscopio va a vedere, e vede in base ai colori che cosa c'è e cosa non c'è. Chi poi ha dato un grande contributo alla scienza, diciamo, della nuova medicina è stato Popper, che ha proprio cercato, uno scienziato tedesco, che ha cercato proprio di spiegare quello che poi ha messo a punto i biofotoni di Einstein, eccetera, e ha dato un grosso contributo alla medicina quantistica. E quindi qui per esempio ci sono proprio le immagini delle cellule, perché queste vibrazioni provocano le cosiddette, come potremmo dire, piccoli segnali luminosi di luce, bassissimi. Per noi all'occhio nudo sarebbe impercettibile, come è impercettibile l'ultravioletto o l'ultrarosso, non è che non ci stanno, ci stanno. Che con alcune macchine si possono tranquillamente, vengono fotografate, vengono rese visibili e comunicano tra di loro proprio attraverso questi segnali luminosi. Del resto voi avete anche visto altre immagini che si usano per dimostrare la colorazione umana. E quando queste immagini qui forse le avete viste, quando per esempio anche la Geox ama fare queste immagini, un tempo, io mi ricordo faceva pubblicità, che il piede si surriscaldava e quindi emanava calore che veniva fotografato con una macchina, non la macchina normale, la Nikon, la Kodak o che so io, con una macchina apposta che riusciva a captare, a registrare queste vibrazioni cromatiche e quindi a rendere su una pellicola, su una lastra, su un foglio di carta successivamente. Quindi noi emaniamo calore. Riequilibrando questo nostro calore, questa fonte di luce, con queste applicazioni terapiche, noi riusciamo a riavere un minimo di equilibrio. È quantificabile questo equilibrio corporeo dei colori all'interno del corpo? In che senso? Non ho capito. È quantificabile, cioè ha una misurazione, tipo come la febbre, Ma il come... colore indica, infatti normalmente si dice Madonna quando stai bianco, secondo me oggi non stai bene, no? Normalmente lo si dice, oppure fammi vedere la lingua, mi dice, no, c'hai la lingua bianca, tu non stai bene, c'hai un muco, c'è intasato, eccetera, eccetera, oppure c'hai gli occhi rossi, oppure vi sarà anche capitato di vedere quelle persone che hanno una serie di venute qui sul viso, beh, che problema ci avrà? Ci avrà problemi di circolazione, oppure se avrà tutto qui di nero sotto gli occhi avrà problemi di fegato, quindi il colore comunica, c'è cioè, quello che siamo, quindi non è che c'è uno spettro preciso che dice fino a questo colore significa questo e a quell'altro no. Non siamo ancora arrivati a questo grado di esattezza, ma il colore ha sempre comunicato lo stato di salute e di benessere di una persona. Del resto, quando noi stiamo bene, ci sentiamo bene,
Ci vediamo che il viso è più luminoso, più splendente, i nostri colori. Anche i colori che scegliamo d'abbigliamento sono diversi. Quando siamo malinconici, siamo opachi, siamo tristi, ci vestiamo di colori che proprio. Dio solo sa come si giustificano, però è così. Oppure una persona che si dice normalmente schizzata, e vedete che quella là c'ha la macchina rossa, c'ha tutte le cose rosse, eccetera, eccetera, perché già è carica e si continua a caricare. Infatti quando nella corrida che cosa usano? Non è che vanno a fare col fazzoletto grigio al toro, no? Avete mai visto il torero col fazzoletto grigio? No, si mette il rosso per stimolarlo per farlo attaccare. Io credevo che a livello medico ci fosse tipo una planimetria anche di colori, perché avevo letto